acqua a Favara. E addirittura manca da una ventina di giorni. L'estate non è ancora iniziata e i rubinetti sono a secco in quasi tutti i comuni della provincia di Agrigento. La situazione è più grave a Favara, dove l'acqua manca da quasi 3 settimane. Ci sono tutta una serie di inadempienze, quale tra l'altro è l'erogazione che avviene ogni 10, 12 o addirittura 15 giorni. Quindi i cittadini sono stanchi del fatto che l'acqua non arrivi e in più obbligati a chiamare delle autobotti private e a pagare l'acqua paradossalmente 2 volte. Una situazione insostenibile, tanto che la sindaca ha diffidato Girgenti Acque, il gestore del servizio. Ma come si vive senza acqua corrente in casa? Io cucino a ritmo d'acqua, c'è l'acqua, allora faccio il pesce, faccio la carne, vado al mercatino tutta felice e contenta. Dopo 3 giorni svanisce questa gioia perché finisce l'acqua. Il ritmo di vita, sia alimentare che sociale, cambia. La signora Maria è un abitante di Favara che da anni si batte contro i disservizi e la costante emergenza idrica. Pensavo che il privato è uno che vuole fare il business bene e dunque migliora il servizio. Quando poi effettivamente Girgenti Acque è arrivata, è stato un disastro. Turni di erogazione dell'acqua che superano anche i 15 giorni, ogni famiglia si è dotata di cisterne per non restare a secco. Chi è a casa e che non lavora riesce a riempire l'acqua di riserva, essendo che è distribuita ogni 8 giorni. L'acqua stagna, l'acqua non è potabile. Eppure per questo servizio si pagano le tariffe più care d'Italia. Secondo l'ultimo dossier di Cittadinanza Attiva, ad Agrigento l'acqua costa circa 500 euro l'anno, mentre a Milano la media è di 140 euro. L'utente non riceve mai giustizia dagli organi di controllo, ma per avere giustizia si deve sempre rivolgere alla magistratura e non sempre si può permettere, chiaramente, perché chiaramente portare in giudizio il gestore costa. In una nota, Girgenti Acque fa sapere che i ritardi nella distribuzione sono dovuti ai livelli insufficienti nei bacini, ai ripetuti guasti negli acquedotti e agli inutili sprechi d'acqua. Ma nessuno controlla. Dovrebbe controllare l'ATI e dovrebbe controllare la Regione. Lo fanno questo controllo? Guardate, quella che ci ha raccontato Silvia Andretti è davvero una storia incredibile, perché tornando al punto di prima, cioè il cittadino consumatore in questo caso, che strumenti ha per arrabbiarsi? Io capisco, oggi siamo nel giorno in cui c'è lo sciopero del trasporto pubblico e quindi noi cittadini lo subiamo, caro amico De Masi, no? Sì, sì, certo. E lei ha detto questo deve servire per far montare l'indignazione. Certo. Ma quando è il cittadino consumatore che invece... Ma lì non si indignano affatto. Guardi, nel 1961 siamo in Sicilia, sì, Danilo Dolci in quella zona organizzò una grande marcia, arrivò perfino Bertrand Russell dall'Inghilterra perché mancava l'acqua. Ora in una regione che spreca l'ira di Dio di soldi, la regione più ricca d'Italia perché c'ha le tasse di tutti noi italiani e c'ha le tasse dei siciliani che non vengono ridistribuite, in una regione che per tanto tempo resta con la stessa situazione, significa che non c'è indignazione. Cioè lei dice, lei li vorrebbe vedere in piazza questi, certo, qui, assediare il comune. Certo. Come certo. Ma certo. Con i forconi in mano. Scusi, lei come risolve la situazione? No, io sicuramente... Ma e perché allora, non ci si sono indigna? Situazioni in cui la riforma... Cioè lei vorrebbe vedere la rivolta. Ma certo. Ma certo, ma perché lei? No, io non mi arrabbio. Ma scusi, ma la lei... rivolta. Ma... Sì, ma che cosa intende per rivolta? No, 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 la rivolta, quella... Guardi che quando la sua classe sociale si chiama borghesia, sì, quando andò al potere, sì, ghigliottinò 23.000 aristocratici. Io però sono pacifista, No, pacifista dopo che ha avuto il potere. Ah, dice, adesso ha la giacca e la cravatta. Lei ha avuto il potere e adesso è pacifista. Molto interessante, certo? Allora, lì è chiaro che c'è una popolazione troppo accondiscendente. Questo è un